Bentornati amici di Jacopo R2 Italia, finalmente siamo tornati qui in un nuovo video di caccia di animali del New Austin, precisamente. Quindi andiamo, vogliamo andare a armadillo, ma andiamo ad armadillo. Quindi questo video sarà dedicato alla caccia di tutti gli animali del New Austin, tutti quelli che becchiamo, poi dividiamo il video in varie parti semmai e poi lo spezzetterò singolarmente per ogni tipo di razza di animale, uccello e vari animali ed eventuali. Allora, questo è. Ok, Antilocapra peninsularis maschio. La cacciamo con. Dove sta il canna rigata? Eccolo. Cappiato, che sta a prendere? Ok. Sono nati, eccoli qua. Oh! Ma di che sono fatti? Di adamantio, sì. Ok, qua anche abbiamo l'iguana del deserto. Varmi. Qua, tasso argentato. No, mi sa già l'abbiamo cercato. Questo è il peninsularis maschio. Non so se quell'altro era la femmina. Dice sia la femmina che il maschio. Vabbè. Intanto abbiamo sia l'iguana del deserto. Vi faccio vedere prima questo. Voglio vedere se è la femmina o un maschio. Ok, antilocapra americana peninsularis maschio. Lo scuogliamo, vediamo cosa ci dà. Ok, bella antica, ma ridotta, va bene, gli abbiamo sparato due volte, giusto? Ok, posizione, levo il segnalino, sotto armadillo, qui nei pressi diciamo della S del New Austin, Antilocapra peninsularis maschio, e una, ce l'abbiamo. Poi, iguana del deserto. Vai. E via. La posizione ovviamente è la stessa. Pelle di iguana perfetta. Infatti col Varmit abbiamo fatto benissimo. Quindi abbiamo sia un'iguana del deserto a 3 stelle. Antilocapra peninsularis maschio. Possiamo continuare la nostra avventura. Allora. E due, già li abbiamo. Coyote californiano, non so se già l'ho portato nel video, però guardate qua quanti sono. Quindi a 3 stelle e anche a 3 stelle, vediamo un po'. Allora, voglio vedere un attimo se non ricordo male se era con se non erro, se non erro, se non erro. Era con il Lancaster, con vediamo un po'. Fucile a ripetizione. Sì. Che è questo? Ok, mettiamoci come sempre di lato per avere una. Oh, stavi finendo sotto. Dov'è? Oh, l'ha preso. Vediamo un po' se è 3 stelle. Non lo so, non lo so, non lo so. Ah, 3 stelle, ok. Perfetto, è riuscito a sfuggire il balordino. Non so se passa il treno. Ok, e abbiamo anche il coyote californiano che per la posizione è più o meno lì giù. Quindi, pelle di coyote perfetta. Carne fibrosa. Posizione esatta. Abbiamo seguito da qua, quindi la posizione esatta è questa qui. Meno questa qui è la posizione. Bene. Tra la U e la S. Questa zona qui a sud-ovest di Armadillo, diciamo. Quindi,
Ho fatto vedere la pelle di coyote. Andiamo avanti. Hey, friend. Quello era. Eccolo, l'armadillo. Ha 9 fasce. Perfetto, ragazzi. Abbiamo anche l'armadillo. Anche lui. Dove è andato? Ok. Anche lui, Varmit. Ovviamente. Eccolo qui. Vieni qua. Perfetto. È rimasto a 2 stelle perché l'abbiamo ucciso bene. Non era 3 stelle, premetto. Quindi, armadillo a 9 fasce. Posizione. Pelle di armadillo integra. Carne fibrosa. E niente. Mappa. Queen Rocks, a sud di Rocks, precisamente qui. Questa curvetta. Olè. Here we go, boy. There we go. Ormai già è mattino. Cos'è quella? Bello questo. Puro sangue inglese. Non male. Vabbè. C'è uno che suona. I'm sorry. Didn't realize you didn't like visitors. Che vogliono? Io sto fa un giretto, sto a fare. More time, boy. Lì, quello era Peninsularis maschio. Pecora bighorn del deserto. Maschio. Maschio. Solo maschi stanno. E facciamoci una fucile a canna di gara, perfetto. Quale vogliamo prendere? 2 stelle? No, perché ha preso il Varmit? Niente. Dove sta? Eccola. Ecco, bravo, perfetto. Allora. Prego, è rimasto a 2 stelle perché abbiamo preso al cuore molto probabilmente. Facciamo 2 arrosticini. Carne di vino stopposa. Perfetto, mappa. Twin Rocks, precisamente. Qui. Come sempre. Ok, torniamo sul cavallo. Pelle di bighorn integrata. La lasciamo qui. Questi sono i pecari dal collare. Quindi anche loro canna rigata perché sicuramente fanno come il cinghiale. Oh, tutti a 2 stelle oggi, eh. Tutti a 2 stelle li stiamo a prendere. E cari dal collare. Not now, boy. Oggi lavoro triplo per John. Ok, praticheremo a ridotta addirittura lombata di maiale morbida, grasso di maiale.
Quindi, mappa. Pleasance House. House. Pleasance House. Chola Springs. Precisamente. Qui giù c'era qualcosa. Mostro di Gila Cintum, ragazzi. Top. Perfetto. Guarda che bello. Quindi, mostro di Gila, perfetta, carne di rettile, anfibio. Posizione a nord di Chola Springs, ovviamente. Qua c'è un cadavere. Vediamo un po'. Chi è? Oh. Questo è tipo. Piccolo sacchetto di gioielli. Perfetto, ragazzi. Che è successo qua? Cioè, ragazzi, si scoprono cose nuove. Questo non mi ricordo dove l'ho scoperto. Fammi vedere sulla mappa se dice qualcosa. Questo, ragazzi. Fatemi vedere un attimo in prima persona. Che hanno fatto questi? Sembrano, allora, a parte sicuramente una setta, qualcosa tipo quelli che avevano in eremitaggio, no? Gli eremiti, ecco. Mi sembra di quel gruppo che si è unito al fratello di Mary. Non lo so, ragazzi. Questa stavano facendo. Cioè, non ci sono particolari come siano morti. Ecco, questo c'ha la barba qui. Sì, ragazzi, questa sarà una sorta di setta, boh. Non c'è nemmeno qualche particolare che possiamo ispezionare. Per una lettera o qualcosa. Oh, hanno il ragdoll? I cadaveri. Questo no, non si muove questo. Vabbè. Questa cosa è particolare. Curiosissima, curiosissima e particolare. Infatti poi. Ah, perché sto andando in mezzo ai cactus, ecco. Ok. Questa è una bella scoperta. Che è. Ah, bello, bello, ragazzi, abbiamo un rettile. Oh, porca puttana, porca puttana. Mortacci tua! Sono stato attaccato da un puma, ragazzi. Da un puma. Io credevo fosse un serpente, invece ho visto che si è avvicinato. Bene, abbiamo un'altra posizione per un puma. Bene. Vediamo. Ci voleva fregare. Ma che è successo qui? Ci voleva fregare, eh? Ah, proprio con grazia. Addirittura la cazzina. Va bene. Vabbè, pelle mal ridotta, carni selvaggini grossa taglia, zanna di puma. Mappa. È sempre qui vicino al cadavere. Perfetto, ragazzi. Quindi sicuramente se state ispezionando, come ho fatto io, comparirà, spawnerà all'improvviso. Sicuramente. Un bel puma, ragazzi. Così. Dal nulla. Le cornacchie, solo cornacchie, mamma mia. Questo. Picchio della Carolina, bello. Bello il picchio. Però questo con le frecce va preso. Però anche col varmint non è andata male, dai. Ok. Carcassa di picchio buona. Facciamo vedere la mappa al volo.
all'incrocio del Rockefeller Shank Ratzkeller 4. Ok. È rimasto in aria? L'ha fatto. Quelle che sono femmine? Sì, eccola! Antilocapra peninsularis femmina. Eccola. Dai, 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 una al volo mi serve. Oh! Sì, vabbè, col coso. Col varmit. Vabbè. Antilocapra americano peninsularis femmina. L'abbiamo provata, ragazzi. Anche questa. Non mi prendo un tonico perché. Allora, ma ridotta. Vabbè. Carne selvaggina adulta. Facciamo vedere la mappa qua. Proprio a questo incrocio qui. Sicuramente. Che qua c'è l'altra carcassa del condor. Sì, esattamente qua. La Tumbleweed e Chola Springs. Antilocapra femmina. Peninsularis femmina. E ce l'abbiamo. Corvo imperiale. Becco fusione dei ceti che vi potrebbe servire per la missione di ordine di parti di animali. Dove? Due stelle, quindi il becco fusone, questi qua piccoletti, frecce, ragazzi, frecce per selvaggina piccola. Quindi posizione anche del becco frusone, almeno ci abbiamo anche la posizione, diciamo, nel New Austin, visto che l'ho portata solo, diciamo, nella mappa principale. Piranga scarlatta. Condor della California, ragazzi. E dai, è su. No! Non muore, eh? Abbiamo anche il condor della California. Fantastico. Che volava nel cielo alle ore 9:49 del mattino. Quindi... posizione Benedict Pass, proprio all'incrocio, ragazzi, proprio all'incrocio del Benedict Pass. Piuma di condor, penna d'uccello, carne d'uccello selvaggio, cornacchia americana. Mamma mia, che animali inutili. Pentorso americano, ragazzi, eh. Bello questo. Vieni qua. Calma. Calma. Monta a cavallo, vai. Abbiamo pure il Paint Horse. È ostico da trovare. Ok. Domato, posizione del Paint Horse Benedict Pass. Proprio qui, ragazzi. Lungo la ferrovia stava. Lungo qui. Dove potete sbagliare. Benedict Pass. Passo di Benedetto. Benedetto. Ok. Rimandiamolo a casa. Vai. Perfetto. Oh, tempesta di sabbia. Bello. Bello. Che spettacolo, mi ricorda le tempeste di sabbia in Origins. Assassin's Creed Origins. Ribas nero.
Potrebbe servire, ragazzi. Posizione lungo il Benedict Pass. Qua. Tanto spawnano sempre nelle posizioni precise i fiori, di solito, sempre le solite posizioni. Una super tempesta di sabbia, ragazzi. Incredibile. Ecco, dopo il ribes nero, vediamo un po' cos'altro ci riserva la nostra avventura di caccia in giro per il New Austin. Ho preso... Oh, le corna gli sto prendendo. Ok. Ariete Bigor del deserto. Perfetta. Tre stelle, carne di vino stopposa, carne di bighorn. Mappa. A nord. Nord-est di Tumbleweed. Magari troviamo il tacchino. La peninsularis, il sonorasis, il maschio, che non penso che sia peninsularis femmina, sonorasis femmina, ah. Eh sì, ragazzi, erano due specie diverse, antilocapra americana, sonorasis, sotto la C di Chola Springs, sotto la C di Chola Springs. Vediamo cosa ci dà. Ok. E questa ce l'abbiamo. Con annessa posizione sulla mappa. Inizio. Sonoresis maschio. Il sonoresis maschio. Ah, sì. Non so se questo... Quello di prima era peninsulare, non c'è sta capito niente, ragazzi, tutte ste razze. Poi se lo stesso taglierò questo pezzo, altrimenti meglio. Quindi anche questo, pelle di antilocapra. Qui. Sulla curva. Nel sud di Rathskeller Fork, a nord di Tumbleweed. Poi. Qua che è? Americano Dosella, l'ha portato già. Nocota Appalusa, bello l'Appalusa. Appalusa, questo non è l'americano da sera, quindi catturiamo l'Appalusa. Bello bianco, eh. Mamma mia, tipo dalmata. Mamma mia, tipo pua nero, bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi, stupendo questo, dai, no, dai, bravo. Mamma mia, che bello, ragazzi, questa palusa. Uliginerato, ma questo è, secondo me è rarissimo. Questo è raro, ragazzi, faccio della posizione. A sud, proprio sotto la seconda L di Ciolla, diciamo tra Richard Ward Farm e Odd Fellow's Rest. Old Fellow Rest. Ok, l'Appalusa, fantastico, ragazzi. A pua di filigine, com'è che è chiamato? Fuliginerato. Mamma mia, bellissimo. Stupendo sto cavallo. You're gonna be mighty handsome. Bello, vero? Proseguiamo la nostra avventura. A breve chiuderò questo video, perché abbiamo cercato, abbiamo trovato un sacco di cose, ragazzi, un sacco di animali, cavalli, vediamo l'Appalusa. Ah, un altro, vedi? Un altro. Faccio seguire da quell'altro. Beh, ragazzi, facciamo, dai, l'ultimo
Vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Tasso argentato. Ma portiamolo. Perché no? Ah, mamma mia, l'ho ucciso con canna rigata. Ammazzato proprio. L'abbiamo portato anche il mio ostine, quindi possiamo sbarrare anche questo. C'è un altro, che c'è? Quindi, posizione. Dopo la S di Chola Springs e Armadillo, diciamo. Tra Armadillo e Chola Springs. C'è qualcos'altro. Artiglio di tasso, ok. Trottatore americano, ragazzi, bellissimo. Questo è velocissimo, eh. Dove sta? Vai, questo è veloce. Dove è andato? No, no, non ti ferma così, oh. Oh, è bello. Quindi la zona è lì. Ok, quindi la zona dove l'abbiamo preso. Ok, trottatore americano, l'abbiamo preso. Ok, qua. Era qui, infatti. Lake Don Giulio. Trottatore americano, ragazzi, importantissimo. Fantastico. Quindi, ora abbiamo. Ora abbiamo trottatore americano Appaloosa Dalmata, colorazione filigine, fuliggine. Ebbene, abbiamo tutto. Ah, salvia coccinea. Questa è un'altra salvia che serve per ribes consumate. Ribes nero, ribes dorata, salvia coccinea e salvia del deserto. Queste sono le quattro salve. Faccio vedere la posizione, sempre qui. Giocatore. E chiudiamo in bellezza questo video. Abbiamo fatto piante, animali e cavalli. Abbiamo fatto animali vario genere e cavalli. Quindi, prossimo appuntamento, ragazzi, sempre qui su Yahoo RDR2 Italia. Alla prossima, ciao!